nella provincia di Napoli sono 1050 beni confiscati, a Caserta 580, ad Avellino 15, a Salerno 290. Sono delle esperienze che sono positive, ci stanno delle esperienze positive nelle terre di Don Peppino Diana, quindi a Casale di Principe, a San Cipriano, ma ci sono anche difficoltà e noi non possiamo perdere questa scommessa. Siamo venuti qua, abbiamo trovato grano che bruciava. Diciamo che c'è stato un inizio di incendio sulla strada principale che è stato domato dai pompieri. Dopo le 7, quindi tra la notte, nella notte tra l'1 e il 2, quindi tra domenica e lunedì, è stato appiccato il fuoco da un altro lato, che è poi continuato anche il lunedì pomeriggio, cioè, quindi un'autocombustione credo sia difficile. Buono il 60-70%. È andata distrutta, insomma. Diciamo che totalmente dovremmo gestire circa 100 ettari di terra dislocati su 5 comuni del Casertano. Questo terreno rientra nella confisca Simonelli. È uno dei più grandi che sta in zona, è di 33 o 34 ettari di terreno. È situato in un bel posto, l'acqua sta in superficie. La confisca risale agli anni 90. Fu confiscata ad Angelo Nuvoletta, ma era in capo ad una società, appunto di Ciro Nuvoletta, non di Angelo. E qui c'era una grossissima estensione di avvigneto. E la storia racconta che il primo clan campano che si affilia alla Cosa Nostra, e diciamo è il clan che poi lascia l'eredità tra virgolette al clan dei Casalesi. Non solo ha investito sui terreni, ma ha investito anche altre parti. C'è la camorra dove vede il business, là va a comprare. Ha comprato i terreni perché? Perché lei ha capito che la bufala, il latte, lo chiamano ancora oro bianco, no? Noi non abbiamo mai ricevuto minacce di alcun tipo. Gesti, diciamo, che di vandalismo, qualche furto, ma niente, nient'altro. Noi la mettiamo pure in conto questa qua, perché comunque noi gestiamo sempre un terreno che appartenevano prima di noi, apparteneva a mala gente, quindi noi mettiamo pure in conto queste cose qua. Sui terreni di Cancellarlone abbiamo avuto qualche piccolo scherzo, insomma, ci hanno allagato qualche terreno, un'altra parte ci hanno tolta staccionata, cioè sono piccole cose che noi comunque mettiamo in conto pure queste, insomma. Noi siamo qua per lavorare, insomma, siamo qua per cercare di fare grano quanto più possibile per lo Stato, insomma. C'è la teoria che i beni debbono essere messi all'asta e quindi noi non siamo d'accordo, perché significa riconsegnarli alla mafia, alle mafie, alla camorra. Poi ci sono alcuni ostacoli, la maggior parte dei sindaci sono sindaci che si danno da fare, ma ci sono pure istituzioni che veramente rappresentano un ostacolo alla gestione, al decollo dei beni confiscati. Il sequestro innanzitutto, quello penale, comporta un percorso lungo, quello processuale, dei tre gradi di giudizio, con tutte le difficoltà che ci sono a portare a termine, soprattutto in tempi brevi, un percorso quale quello che conduce alla confisca. Quando siamo arrivati finalmente alla confisca, è necessario superare tutte le difficoltà che si sono create dal punto di vista burocratico. Per questo era stata pensata l'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati, che avrebbe dovuto fin dai primi momenti del sequestro affrontare tutte le problematiche che normalmente accompagnano questi beni sottratti alla camorra. Purtuttavia, con un numero così ridotto di personale, di fronte a un numero così elevato di beni sequestrati e confiscati, qualche dubbio a che l'agenzia riesca a risolverli sicuramente c'è. Che oggi per il 90% falliscono, quindi ci vuole un sostegno, perché per far entrare l'economia da economia illegale alla legalità costa esperienza, professionalità
e risorse. Su questo lo Stato, quindi la Regione, il Governo debbono fare la loro parte. Ma la regola è che questo è un settore in cui bisogna investire. Bisogna investire anche economicamente, perché bisogna essere consapevoli che poi questo investimento dà un ritorno, darebbe un ritorno molto forte, perché nell'ambito dei beni confiscati vi sono soggetti imprenditoriali anche significativi, vi sono, diciamo, soggetti imprenditoriali che impegnano tantissimi lavoratori, quindi portano avanti, diciamo, in qualche modo anche una fetta dell'economia di queste zone. Quindi chiudere un'impresa confiscata, perdere un bene confiscato, significa come dire, dare ragione poi alla criminalità organizzata, perché il messaggio che passa è che con la camorra si lavora e poi con lo Stato si perde il posto di lavoro. Invece bisognerebbe investire non solo con le normative ma anche dal punto di vista economico, perché si avrebbe un ritorno serio dal punto di vista economico, imprenditoriale e anche diciamo della cultura della legalità. Nei momenti in cui l'economia ci dimostra grosse difficoltà, è evidente che i comuni a loro volta hanno difficoltà a stanziare somme consistenti per destinare in modo utile il bene confiscato a finalità sociali o istituzionali. È chiaro che una volta che i comuni hanno investito in un bene, il bene deve essere capace poi di camminare sulle proprie gambe, deve seguire un percorso economico ordinario che sia però un percorso di legalità che consenta non solo di mantenere la sottrazione del bene rispetto agli ambienti di provenienza, ma anche creare lavoro. Qui a Quarto si giocano due partite, una dentro lo stadio con una squadra vincente, forte, motivata, che ha accettato un progetto di legalità. Bene, noi confidiamo che questa squadra diventi il riferimento della città, dei cittadini, degli imprenditori di questa città, che possono ritornare a lavorare e a vivere liberamente senza condizionamenti mafiosi. L'azionariato popolare della squadra è uno strumento assolutamente innovativo, uno strumento che confidiamo funzioni e che mettiamo a disposizione di tutti. E ancora una volta, diciamo, in questo settore le normative sono abbastanza farraginose, diciamo, si scontano molti ritardi rispetto ad altri paesi, quindi bisogna lavorare un po' di fantasia, ed è quello che è stato fatto, diciamo, per questa iniziativa, e io credo che questo possa essere un buon sistema per sostenere con la partecipazione diffusa, diciamo, dei cittadini iniziative nel settore dei beni sequestrati, confiscati, eccetera. Naturalmente, diciamo, è un sistema, voglio dire, che non può essere la regola. Ma la storia della squadra è antica, soltanto negli ultimi anni però purtroppo è stata, come dire, condizionata da una direzione e da una società diretta emanazione dei clan camorristici, almeno così dice la procura, così dicono gli atti che hanno portato questa società al sequestro giudiziario. Il clan Polverino, attraverso un'apparente, diciamo, familiarità con la quotidianità popolare, in realtà ha fatto il sacco di questa città, l'ha devastata, ne voleva fare, e speriamo che non ci sia riuscito, anche una discarica a cielo aperto. In effetti la squadra, il calcio è uno strumento, diciamo, molto immediato di acquisire consenso, soprattutto anche nelle giovani generazioni, e la camorra ha sempre cercato questi strumenti di consenso. Questo aiutava, così come aiutavano altre forme di infiltrazione, e questa è la ragione per cui oggi noi dobbiamo invece, come dire, dimostrare in qualche modo che una gestione, diciamo, pulita è in grado di coinvolgere le forze buone della città.